Ciao a tutti, da Claros Design, oggi vi presento un acquisto che ho fatto ieri, e questi sono dei glitter di una marca specifica, questi sono i colori, poi vi mostro anche da vicino. Allora, questi, i primi due già sono stati utilizzati, invece il terzo colore è nuovo. Allora andiamo a vedere il colore all'interno. Allora abbiamo il verde mela, come posso vedere qua, il verde bottiglia, ecco i due tonalità diversi, e poi abbiamo quest'altro qui che è oro. Allora, due parole su. Allora, la marca è Todò. Comunque, la cosa bella di questi glitter, che io non ho trovato in altri tipi di glitter, è che questi si possono mischiare molto bene a alle tinte acriliche e alle tinte di pitture lavabili. Questo tipo di operazione fa sì che nel momento in cui vai a dipingere hai sì uno strato di colore molto denso, perché il glitter diventa denso, però nel momento in cui si asciuga, toccando con la mano dove hai dipinto, il glitter non cade, non va via. Un'altra operazione che ho provato con questo tipo di glitter è l'operazione della glitteratura, cioè passare uno strato di colla che io preferisco, la colla vinilica ad alta presa, diluita con l'acqua, lo passo sopra l'oggetto e poi io preferisco, cioè, colarceli sopra come se fosse una pioggia. Nel momento in cui glieli colo sopra, sì, l'effetto è bellissimo ed è lucido, però comunque parecchi glitter continuano sempre a cadere dopo l'essiccazione della colla. Io nel momento in cui vado a rincollarli, ripasso il nuovo strato di colla sopra il glitter, si dovrebbe venire a perdere la lucentezza del glitter, ma invece con questo tipo di marca non ho mai perso la lucentezza del glitter. Ma se nel momento in cui ripasso anche un vetrificante, la lucentezza del glitter raddoppia. Perciò preferisco e consiglio questi tipi di glitter. Sono glitter che si utilizzano facilmente perché sono in barattolo e si possono utilizzare o andando a versarlo direttamente dal barattolino sull'oggetto, o andando a versare con degli appositi dosatori che io utilizzo, dei crayon specifici direttamente solo utilizzati per le creazioni. Che dirvi ragazzi, come avete già visto nei video precedenti, i miei lavori in glitteratura con il mio primo utilizzo di glitter oro, potete vedere i miei lavori. Successivamente farò anche altri lavori con il verde mela e il verde bottiglia. Un altro consiglio: nel momento in cui sono pochi i glitter, la cosa bella è andarli tutti quanti a mischiare insieme per far così avere un barattolo unico di glitter multicolore. È molto carino perché oggi negli arredi, specialmente negli oggetti d'arredo, il multicolore sta andando di moda e a me piace tantissimo. Che dirvi amici, se avete delle domande da fare o qualsiasi altra cosa da chiedermi, non esitate e chiedetemi. Chiedete, chiedete e chiedete, che io vi
non ho delle risposte. E che dirvi adesso, ragazzi? Un saluto a tutti da Claros Design.